userei più il termine questo gioiello si chiama San Marco. Questa è una macchina a pressione, a pistoni, non c'è bisogno. Allora questa qua più lavora, più esce il caffè buono. La semiautomatica meno lavora, più il caffè esce buono, più lavora, più il caffè non esce buono, è all'incontrario. È una storia diversa, questo il caffè non te lo incendia, capito? Cioè comunque se si sta bruciando, per dire che è salita la pressione, tu gli vai a dare acqua e praticamente la abbassi di pressione. Te la manovri, ti ripeto, te la manovri a modo tuo. Questa macchina, questa che marca è? Questa è la San Marco, ha quattro bracci, ha quattro leve. Lo si prende il braccio, poi si fanno gli scatti, poi si pressa quanto basta sul caffè, non troppo. La procedura è questa, smontare la posa nella tramoggia, fare i dovuti scatti di caffè, a secondo della macinatura ci dai la pressata, perché se la macina è larga bisogna pressare di più. Poi si fa scendere un po' d'acqua perché l'acqua che sta all'inizio della bocca è tendenzialmente un po' più fredda di quella che viene dopo, che sta al centro della caldaia. Poi una volta che vedi che il vapore, diciamo che l'acqua è ben calda, metti sotto il braccio, prendi le due belle tazzine calde, oppure due bicchieri di vetro, oppure uno e uno, aspetti un po' col braccio per far scendere un po' d'acqua sul caffè e poi la alzi piano piano così. È importante questo movimento di mano? Sì, perché sei tu a decidere il tempo della pressione dell'acqua sul caffè. Quindi vai a scaricare questo poco d'acqua, non tanto, per togliere tutti i residui del caffè precedente. Ed ecco che poi adesso farai un caffè con l'acqua pulitissima. E ti devi sempre assicurare che la macchina non ha oscillato, deve stare sempre a pressione. Sempre. E come deve uscire invece il caffè? Si dice a filo di rubinetto. Sì, non deve uscire né troppo stretto, né troppo piano e né troppo veloce. Deve avere una circa 23-25 secondi di discesa. Se lo vedi che scende velocissimo vuol dire che non ha sfruttato il caffè e quindi è venuto acquoso. Oppure se vedi che scende troppo piano a goccia vuol dire che è bruciato. La manutenzione non comporta molti costi, basta sempre avere, vedi, il mio principale mi fa lavare i braccetti in continuazione, proprio per evitare brutti sapori in bocca nel caffè. La depurazione perlomeno un paio di volte a settimana, sempre a secondo del lavoro che c'hai, e basta avere questa pulizia qui, basta, non ci vuole più niente per la San Marco, sapone, saponina, non ci vuole niente. Io a 11 anni portavo il caffè, a 14 anni facevo il barista in un bar a Fuorigrotta che si chiamava Bar Colombiano. A quell'epoca mi trovai come una persona che va a trovare, a cercare l'oro e lo trova, ricco, diventai ricco perché prendevo la paga di un professionista nonostante avevo solo 14 anni. All'epoca si poteva lavorare a 14 anni. Quello che è importante è lavorare con una grammatura superiore agli 8 grammi e saper regolare bene la macina in modo che il caffè deve scendere a filo di rubinetto, a Napoli si dice a core esurice, quindi non deve scendere né a gocce e né velocissimamente, ma a filo di rubinetto. 5 M per un buon caffè, quali sono? La miscela è la prima M, poi ci sono le macine. Le macine, perché tu comunque devi avere delle macine adatte, predisposte a quel tipo di caffè che tu fai. Il macinino è importante, il macinino conico. La terza è la macchina, è la mano di chi lo fa, perché la mano del barista è importantissimo. E sono 4. Poi molto presuntuosamente, come devo dire, io non sono una persona presuntuosa, però la quinta macina userei Mimmo, che mi chiamo io.